Penso che col gruppo e la voglia di fare arriveremo a questa salvezza. Sono molto fiducioso. Appena arrivato sull'Ario ha già le idee chiare. Il Como può e deve salvarsi. Parola di Nicolò Barella, il nuovo giocatore azzurro. La presentazione questa mattina al centro sportivo di Orsenigo, 19 anni da compiere il prossimo 7 febbraio, è una gran voglia di dimostrare sul campo quanto vale. Il centrocampista proveniente dal Cagliari ha firmato il contratto con il Como fino al termine della stagione. Una stagione che dovrà chiudersi, come ribadito più volte oggi, con la squadra ancora in Serie B. Sono venuto qua a Como. Soprattutto per mettere le mie qualità e il cuore soprattutto a disposizione del Como per arrivare alla salvezza, che è l'obiettivo più importante, come ha detto il direttore. Logicamente ringrazio la società, il direttore Mister Feste e Mister Matteoli per aver creduto in me. Ho usato questi due allenamenti per conoscere i compagni, la squadra, il mister, anche se già ho conosciuto a Cagliari. Non ho un ruolo specifico, io logicamente cioè, gioco dove il mister mi dice di giocare, che sia da trequartista, da mezzala, cerco di dare sempre il massimo. Il suo esempio è l'ex capitano del Cagliari, Daniele Conti, il suo idolo è Alessandro Del Piero, che definisce un genio, segue l'NBA, ma il suo sport è da sempre il calcio. Per 2 anni di fila è stato eletto miglior centrocampista italiano classe 1997 da una giuria di esperti, sin da piccolo nel giro delle nazionali giovanili, attualmente è un punto fermo della nazionale Under 18 diretta ad Alberico Evani, è un giocatore espressamente richiesto dall'allenatore lariano Gianluca Festa. Barella aveva già conosciuto colleghi sardi sbarcati sull'Ario. Ho avuto dei compagni che hanno giocato a Como qua e mi avevano un po' descritto l'ambiente. Comunque questa è una società che ha una storia importante, quindi non potevano fare male. Dopo Barella è intervenuto il direttore sportivo Giovanni Dolci, che ha parlato ancora di mercato. Valuteremo questi giorni qualche altra operazione, sia andata che in uscita. In entrata sicuramente sarebbe necessario un terzino sinistro di ruolo, mancino. È un centrocampista con caratteristiche difensive, un interdittore che possa dare respiro a Fietta. E Bagua non è in uscita. Però, se, come ribadisco, vale per lui come anche per chiunque altro, chi vuole, per chi, se qualcuno vuole andare, può andare. Sì, c'è stato un contatto, senza ombra di dubbio. Se non contatto, valuteremo le condizioni. In uscita potrebbe esserci Borghese, potrebbe esserci qualcosa per Scapuzzi, potrebbe esserci, e c'è da valutare anche la questione di Benedicic.